Giovedì 14 dicembre 2023, buongiorno a tutti e benvenuti alla rassegna stampa. Buongiorno, vi ricordo il numero di telefono al quale mandare i vostri vocali WhatsApp che è il 366-111-2964. Vi ricordo anche che domani ci sarà l'appuntamento con Friday Me Live a partire dalle 13 in compagnia di Vincenzo per parlare insieme di quello che è accaduto, insomma, del Milan che esce dalla Champions League, pur esultando, insomma, per una vittoria a Newcastle, almeno in molti hanno esultato per questa vittoria che ci porta in Europa League. Perde anche la Lazio sul campo dell'Atletico Madrid in una gara che non ho visto, ma mi raccontano essere senza storia, e dunque si completa il quadro delle 16 squadre che accedono agli ottavi di finale e che lunedì vedranno comporre il tabellone, e lunedì alle 13 seguiremo insieme il sorteggio di Europa League per conoscere l'avversario del Milan nel prossimo turno. Andiamo a vedere insieme le prime pagine dei giornali. La Gazzetta dello Sport titola: Troppo tardi, il Milan vince, ma il miracolo resta a metà. E però Pioli dice: Vinceremo l'Europa League, con uno slancio di entusiasmo che è assolutamente contagioso. Pari del Paris Saint-Germain, Donnarumma lo elimina, e la Lazio invece. La Lazio è qui, eccola qui in una riga. Lazio KO con l'Atletico 2-0. Le tre italiane saranno tutte seconde nell'urna, nel sorteggio. Urna da brividi, sogni Borussia e Real Sociedad per le squadre italiane. Per quel che riguarda l'Europa League, questa sera la Roma con Mourinho che vuole finire in testa e vuole anche 3-4 rinforzi, 18-45 con lo Sheriff, mentre l'Atalanta in casa del Rakov. Per la Fiorentina la trasferta sul campo del Ferencváros per il primato nel girone. Un lutto nel mondo del calcio: è scomparso Antonio Giuliano, Totonno, fu lui a portare Diego a Napoli, eccolo qui, scomparso a 80 anni. Questa è la prima pagina della Gazzetta dello Sport. Andiamo alla prima pagina del Corriere dello Sport. Al diavolo, il titolo del quotidiano diretto da Ivan Zazzaroni. Il colpo a Newcastle non basta, i rossoneri sono terzi, partenza in salita, gol di Joelinton, nel secondo tempo Leao Ciucuese ribaltano il match, decisivo Leao Pulisic, che in realtà avrebbe segnato. Comunque vabbè, Leao Ciucuese ribaltano il match, decisivo il pari del Paris Saint-Germain a Dortmund, Pioli dice un peccato. La Lazio Ciolo non perdona e dunque sarà sorteggio di fuoco. La Roma con Mourinho che dice: So cosa voglio, ma non dipende da me. Subito Sanchez, Belotti con Lukaku, Gasperini ripresenta Super Muriel con il Rakov in conference, la Fiorentina a Budapest per il primo posto. Addio Giuliano, l'orgoglio azzurro, il Napoli piange il suo capitano. Trova un po' di spazio anche su Tutto Sport l'eliminazione dalla Champions League per il Milan, dato di fatto l'approdo all'Europa League, punto di vista degli ottimisti. L'orgoglio vale l'Europa League. Il Borussia si fa raggiungere dal Paris Saint-Germain, 2-0 dell'Atletico sulla Lazio a Dortmund, il pari ferale che condanna per l'appunto il Milan, anzi no, promuove il Milan in Europa League. Ecco, questa sarà la nuova versione dei fatti. Poi va bene, l'intervista Evra la lasciamo anche perdere, e in basso vedete addio a Giuliano, re di Napoli. Queste sono le prime pagine dei quotidiani in edicola. Andiamo agli approfondimenti. Gazzetta dello Sport: per il Milan è solo Europa League. Eccolo qua, rimonta il Newcastle, ma il Paris Saint-Germain pareggia e Pioli saluta la Champions. La vittoria in Inghilterra con Pulisic e Chukwueze non basta per gli ottavi, però il diavolo rimane nelle coppe. Decisivi cambi illuminati di Pioli, che ha dimostrato di avere ancora in pugno il gruppo. Questo si scrive sulla Gazzetta dello Sport. Il nostro mister dice: fa male uscire, ma ora proveremo a vincere la Coppa. Il tecnico rossonero dice: peccato per l'andata con Newcastle. Dobbiamo calarci bene in campionato, consolidare il terzo posto e sperare in qualcosa di più. Dice anche Pioli su Leao, dice: non sapevo quanto minutaggio avesse nelle gambe, continuavo a chiedergli come stava. I cambi li ho pensati per mantenere l'intensità ed energia. Nel secondo e 45 minuti abbiamo dimostrato carattere, dice Stefano Pioli. Parla anche Rafa Leao alla fine della partita, dice: orgoglioso della squadra, senza i compagni non posso fare la differenza, e grazie anche ai tifosi che ci hanno sostenuto. Nell'altra partita del girone, il
gol di Zaïre Emery fa 1-1 e pareggia la rete iniziale di Adeyemi. Accade tutto all'inizio ripresa, Donnarumma decisivo con 4 parate, i francesi chiudono al secondo posto. E poi ovviamente oggi si torna a discutere di mercato, perché davanti spunta Guirassy di nuovo. Strano, mi avevano detto che Jonathan Davide era praticamente a Malpensa. Vabbè, in attacco Davide è sempre il preferito, ma Lille chiede 40 milioni, ma li chiedeva anche 15 giorni fa, non è cambiato niente. Vabbè, si vede che Krunic non basta più per pagare. Guarda che ti scrivono questi. Per il centrale si cerca il prestito, Kivior o Langlet. Tra l'altro su Guirassy c'è il Manchester United, e devo dire la verità, se c'è il Manchester United, che è una squadra più disastrata della nostra, io lascerei perdere, ecco, perché vuol dire che... Vabbè, passiamo alla Lazio, troppo atletico per la Lazio, Griezmann e Lino gol, Sarri in difficoltà chiude al secondo posto, primato mai in discussione, gli spagnoli in rete dopo soli 6 minuti, i biancocelesti provano a reagire, ma nella ripresa subiscono il bis e rischiano ancora. Chiude dunque al secondo posto la Lazio di Maurizio Sarri, che prende 5, l'Atletico di un'altra categoria, però la sua squadra si arrende senza mai crederci davvero. La scelta di lasciare inizialmente Lazzari e Anderson in panchina convince poco, ma c'è una cosa simpatica che alla fine della partita accade, cioè le parole di Maurizio Sarri. Chi vorresti? Gli si chiede nel post partita, e lui risponde così: vuole il Barcellona, è l'unica grande che non ho mai incontrato nella mia carriera, voglio affrontarla, spero di trovarlo, anche se la sfida sarebbe difficilissima, questa sconfitta è una questione di testa e mi fa arrabbiare. Mentre Simeone dice: fortunati a segnare subito, dove arriveremo con l'Atletico Madrid si vedrà. Altri risultati di serata per quel che riguarda la Champions League: il Porto batte 5-3 lo Shakhtar con la rete di Pepe, che segna da vecchietto, 40 anni, cioè per me è un ragazzino, ma in linea di principio è abbastanza in là con gli anni. Taremi, poi la doppietta di Galeno, insomma 5-3 per il Porto sullo Shakhtar. Il Manchester City vince sul campo della Stella Rossa per 3-2, l'Ipsia batte lo Young Boys 2-1, mentre le riserve dell'Anversa, anzi i ragazzini dell'Anversa, battono le riserve del Barcellona per 3-2. E allora andiamo a vedere il tabellone, delle squadre qualificate agli ottavi di finale. Eccoli qua: Bayern e Copenaghen, Arsenal e PSV, Real Madrid e Napoli, Real Sociedad e Inter, Atletico Madrid e Lazio, Borussia Dortmund e Paris Saint-Germain, Manchester City e Lipsia, Barcellona e Porto. Queste dunque sono le formazioni, le possibili avversarie dell'Inter: Manchester City, Real Madrid, Bayern Monaco, Barcellona, Arsenal, Atletico e Borussia Dortmund. Le possibili avversarie del Napoli sono invece il City, il Monaco, il Barcellona, l'Arsenal, Atletico Madrid, il Borussia Dortmund e la Real Sociedad. Si saprà lunedì, insomma, quale sarà il futuro delle tre squadre italiane, perché poi c'è anche la Lazio, ve le faccio vedere, perché insomma Manchester City, Real Madrid, Bayern, Barcellona, Arsenal, Dortmund e Real Sociedad per la Lazio. Bene, il saluto di Napoli, ad Antonio Giuliano. Addio Giuliano, il super capitano che regalò a Napoli la favola di Diego, Totonno da ragazzo scostumato a simbolo con la fascia azzurra nel cuore, e l'azzurro nel cuore diceva: io baciato da Dio. Ecco, qui si è spento a Napoli a 80 anni Antonio Giuliano, ricordato anche da Dino Zoff, che dice: grande persona e grande regista anche sul mercato. È un mercato dal quale José Mourinho chiede dei rinforzi. Intanto vuole passare il turno, il girone da primo in classifica, e per farlo si affida a Lukaku, e poi dice: a gennaio vorrei 3-4 acquisti, ma non è possibile, ne avrò uno per la retroguardia. Ora un miracolo special, tutto possibile, difesa appunto vuole rinforzi, la Roma arriva prima se i cechi perdono, quindi se lo Slavia perde con il Servette, alla Roma basta vincere con lo Sheriff. In caso di pari a Praga tra Slavia e Servette, visto il gap di differenza reti, occorre vincere con almeno 5 gol di scarto. Se i gol di scarto fossero 4, si deciderà in base ai gol fatti. Dunque una situazione molto complicata per una Roma che scende in campo con
Belotti e Lukaku di punta e Karsdorp e Zaleski esterni con Sanchez, Paredes e Oar a centrocampo. Situazione invece già definita per l'Atalanta, con Muriel che guida la Dea 2, con i gol voglio aiutare i giovani al debutto, Gasperini certo del primo posto, con Rakov senza tanti big, qualcuno deve riposare ma sarà sempre vera Atalanta, dice Gasperini, che scende in campo con Muriel e Cissé e Miranchuk alle loro spalle, poi tanti giovani, vedete, c'è Adopo, c'è Zortea, c'è Holm, c'è Dellungo in difesa, Bonfanti, insomma tante seconde linee. Per l'Atalanta invece cerca riscatto anche uno che fa parte delle seconde linee della Fiorentina, cioè Barak. Occasione viola, al primo posto passa da Barak, Parisi e Lopez, la coppa del riscatto. Contro il Ferencváros di Stankovic, la Fiorentina punta forte su chi finora ha convinto meno. Ecco qui 18:45, Beltrán in attacco, Brekalo, Barak e Gonzalez sono i giocatori alle spalle appunto del centravanti. Bene, questo è tutto per la rassegna stampa di oggi. Io vi auguro una buona giornata e ci sentiremo poi per altre analisi sulla partita di ieri, o per meglio dire su quello che è accaduto dopo la partita di ieri. Nel frattempo 366-111-2964 è il numero di telefono per i vostri vocali WhatsApp e domani alle 13 l'appuntamento con Friday Me Live in diretta con Vincenzo Campitelli. Buona giornata a tutti.